Una sola scheda di colore azzurro per eleggere il prossimo presidente della regione e i 49 consiglieri che siederanno in piazza Oberdan per i prossimi 5 anni. Più di 1.100.000 elettori sono chiamati alle urne domani dalle 7 alle 23 in un turno secco senza ballottaggio nelle 5 circoscrizioni del Friuli Venezia Giulia. Quella di Trieste esprimerà 9 consiglieri, 5 Gorizia, 18 Udine, 12 Pordenone e Tolmezzo 3. Abbiamo chiesto alla direttrice del servizio autonomie locali ed elettorale della regione Anna Maria Pecile come si vota per queste consultazioni regionali. Si vota per un candidato presidente tracciando un segno di voto sul suo nome o sul suo contrassegno. Volendo votare una delle 11 liste che si presentano? In questo caso dovrà essere tracciato un segno di voto sul contrassegno della lista che si intende votare. È possibile anche tracciare esclusivamente il segno di voto sulla lista, in questo caso il voto si estende automaticamente al candidato presidente collegato. E possiamo anche aggiungere un voto di preferenza per questa stessa lista. Prevista anche la possibilità del voto disgiunto. Sì, c'è questa possibilità e questo significa che possiamo anche votare per una lista e per un candidato presidente che non sono tra loro collegati. Dei 49 totali, 2 seggi saranno attribuiti automaticamente, uno al presidente eletto e uno al secondo classificato. Gli altri 2 candidati resteranno fuori. Solo dopo la proclamazione del nuovo governatore si procederà all'attribuzione dei seggi, prima ai gruppi su base regionale, poi ripartiti nelle singole circoscrizioni. 3 le condizioni necessarie. Serve almeno il 4% dei voti su base regionale per lista, oppure l'1,5% se la lista fa parte di una coalizione che ha ottenuto più del 15%, o ancora il conseguimento di almeno il 20% in una sola circoscrizione. La distribuzione dei seggi è comunque legata al presidente eletto. La coalizione che lo sostiene porta in dote il 60% dei seggi se ha ottenuto più del 45% dei voti, il 55% se ne ha avuti di meno.